stando a quello che mi è stato detto fino ad ora, non ci sono novità per le formazioni del secondo tempo. Resta soltanto uno, il giocatore già entrato in campo durante il primo tempo, ovvero sia Poli per Brevi, per la regina. E nell'altro match che vede protagonista il Venezia, altra squadra stream impegnata in questa sesta giornata di campionato oggi pomeriggio, il Venezia, intanto qui vediamo il Lecce 1-1, dicevamo, il Venezia vince per 1-0 sull'Inter, un risultato a sorpresa. E naturalmente vi ricordo il big match di questa sesta giornata di campionato, potrete seguirlo in esclusiva su Stream questa sera dallo stadio Olimpico, Roma-Juventus alle 20:30. Il big match della giornata di campionato, abbiamo detto, il Venezia invece vince 1-0 sull'Inter. E qui come vedete 1-1 il risultato tra Lecce e Regina. Ci ha confermato Ugo Francicanava che non ci sono stati cambiamenti nel corso dell'intervallo, quindi sono in campo gli stessi uomini che hanno giocato il primo tempo. Regina che si porta adesso in avanti con Martino pronto alla rimessa laterale, lontana di testa Colonnello, poi sfiora Baronio, Braglia, una conclusione che termina abbondantemente alta, quella del centrocampista della Regina. C'è Chimenti pronto alla rimessa in gioco, la sua battuta lunga, colpo di testa di Lucarelli, poi c'è Morabito che allunga indietro per Orlandoni, costretto all'immediato rinvio con i piedi nella zona di Colonnello, lascia sfilare il pallone in fallo laterale, quale si agguanta Piangerelli, fermato però da Oshadogan. È lo stesso Piangerelli che si appresta alla rimessa in gioco. Lungo pallone verso Lucarelli, la sponda di quest'ultimo, allontana però Baronio e c'è Possanzini anticipato da Juarez. Allora Sabino, ce la fa Valleri a raggiungere questo pallone, lo controlla Morabito. Già effettuata la rimessa in gioco per Stovini, anticipo di testa di Sabino su Possanzini, praticamente Sabino è incollato all'attaccante capitano della Regina. In questo momento Juarez su Reggi, i due si scambiano, colpo di testa ancora di Juarez, passaggio di ritorno verso lo stesso Reggi, ma l'argentino era a terra, ovviamente non poteva proseguire l'azione. Si lotta ancora all'altezza della metà campo con Braglia che è assediato da Ponticchio e Balleri, poi Viali, pallone per Lima che lo gira a destra su Colonnello, calcia troppo forte il brasiliano, il pallone termina direttamente in fallo laterale, c'è pronto Martino. Ma di là della regolarità del terreno, che mi è parso anche al sondaggio fatto prima gara in buone condizioni, Lima dà la palla sempre in maniera eccessivamente tesa e non è la prima volta in questa circostanza. Possanzini che rincorre il pallone, arriva prima con Picchio che riesce a spistare verso Valleri. Valleri riesce a tenere, a conquistare un buon pallone, adesso ha tre uomini su di lui, gli rubano il pallone, Braglia subisce anche fallo, il centrocampista della Regina, Nenad Braglia, nato a Spalato, 29 anni, acquistato dall'Hajduk dove ha giocato per due anni consecutivamente. Reggi non controlla questo pallone, allora Lima lo allunga di testa, Lucarelli alla fine riesce ad addomesticare la sfera, ma il suo retropassaggio finisce tra i piedi ancora dell'argentino Reggi, poi Possanzini, ancora meglio Balleri, ma Possanzini che
laterale giallorosso. Si riprende con calcio di punizione per il Lecce, 4 minuti e mezzo nel corso della ripresa, sempre 1-1 al Via del Mare tra Lecce e Regina. Derby del Sud per la sesta di campionato. Vi ricordo, attenzione, seguiamo Colonnello che avanza, pallone sul sinistro, prova la battuta senza pretese. Ricordo l'altra partita di stream di oggi pomeriggio, il Venezia conduce a sorpresa sull'Inter per 1-0, ma soprattutto stasera non c'è da perdere in esclusiva per gli abbonati stream il posticipo, il big match della sesta giornata dell'Olimpico tra Roma e Juventus alle 20:30. Tanto Sesa e Poli hanno qualcosa da dirsi. Beh, si lamenta Poli perché Sesa ha alzato eccessivamente il suo piede destro. Eccolo qua, il tentativo, pare tutto normale. È reiterata la protesta di Poli, dovrebbe chiuderla lì. Intanto il pallone arriva a Pralia in qualche modo, l'intervento poi di Viali. E c'è un intervento su Baronio giudicato irregolare. È stato Piangerelli, ci sono proteste, comunque posizione interessante, analoga a un calcio di punizione che abbiamo visto nel corso del primo tempo, calciato da Baronio senza esito. E sul pallone c'è ancora lo stesso Baronio, buon tiratore il nazionale Under 21. Ricordiamo che c'è Pirlo in panchina per la Regina. Si sta scaldando intanto tutta la panchina di Colombo e lo stesso fa quella di Cavasin. Intanto è pronto con il destro Roberto Baronio, poi invece parte con il sinistro Pralia. C'è la deviazione della barriera e poi allontana Chimenti. Poli in profondità ancora per Pralia, lascia comunque sfilare sul fondo Juarez. Non sfruttata al meglio comunque questa opportunità dal limite dell'area per la Regina. Il rinvio di Antonio Chimenti. Stacca Lima. Poi Stovini. Ancora lui. Pallone che non viene giocato a terra. Lo fa soltanto adesso Conticchio, che allarga per Balleri. Lungo pallone a cercare l'inserimento di Colonnello, anticipato in extremis da Orlandoni. Sì, dopo un momento confuso a centrocampo, tre quarti campo, Balleri ha crossato di prima intenzione, l'ha fatto in maniera abbastanza ampia, Martino non è riuscito a capire da dove, come rinviare, e la palla arriva da Colonnello che... Corner di Sesa, il colpo di testa di Pralia, ancora il pallone in mezzo da parte di Sesa, a vuoto Postanzini, Balleri. E viene anticipato ancora da Possanzini, veramente potente questo giocatore, guardate come va via, doppia finta, poi lo ferma Juarez, pallone sul fondo, vai Giancarlo. No, dicevo che ha rischiato, tra virgolette, ha rischiato di fare gol Colonnello per una palla, un cross, direi così, abbastanza casuale, un rinvio approssimativo del centrocampista esterno della Regina. Dicevi di Possanzini, quando si ripropone la Regina, quelle poche volte che lo fa in maniera giusta quando la palla arriva a Possanzini. La rimessa in gioco da parte di Balleri, spiova il pallone, lo allontana Poli, poi perfeziona Reggi, c'è Viali, scambio con Savino, in profondità il pallone scavalca sia Bucarelli che Cirillo. Termina tra le braccia di Orlando. Lungo rinvio. Mette a terra Martino, si fa però soffiare il pallone da Colonnello. Poi Lucarelli. Piazzata tutta la retroguardia della Regina. Lucarelli deve far fuori tre uomini prima di toccare a Piangerelli. Adesso Viali che sale, prova a cercare la testa di Sesa. Balleri.
cross ribattuto da Baronio. La palla ancora per Colonnello, c'è Martino davanti a lui, Colonnello deve saltarlo e guadagna il calcio d'angolo. Il cross precedente era stato invece effettuato da Piangerelli. Qui rivediamo il preziosismo da parte del brasiliano Lima. È pronto il corner per Cesa. Pallone di Cesa lunghissimo, ci arriva Palleri, ma probabilmente la palla era già uscita. Sì, dopo un inizio in questa ripresa, diciamo, più convincente della Regina, che si avvale del movimento in attacco di Possanzini, mentre, come dicevamo, Reggi è molto più statica e forse necessiterebbe di quei cross provenienti dall'esterno per valorizzare il suo modo di colpire il pallone di testa. Adesso è Lecce che ha ripreso ancora a spingere, ma direi il tutto nel contesto di una partita che sembra altamente equilibrata. Tanto ancora Possanzini che è andato a procurarsi un pallone sul settore di destra. Martino, un cross improvviso che non sorprende però Chimenti, pronto all'uscita. Antonio Chimenti, 29 anni, barese, 3 anni nella San Benedettese, 4 nella Salernitana, 2 nella Roma. È arrivato a Lecce con grande soddisfazione della società, che ha tolto dai pali praticamente Lorieri, portiere che dà sicuramente certe garanzie. L'anno scorso ha giocato 24 partite in campionato con la maglia giallorossa. Tanto c'è qualcosa da dire da parte di Serena Colomba, Ugo Francicanava. Sì, Colomba si era lamentato nel precedente contatto che non fosse stata fischiata l'interruzione del gioco, volevano anche l'ammunizione i dirigenti della panchina della Regina. Riprende il gioco con Viali, pallone indietro per Chimenti. Palla all'altezza del centrocampo, il colpo di testa di Piangerelli, poi un attimo Prati aveva conquistato il pallone, prova la posizione quasi impossibile Lucarelli. Pallone termina sul fondo. Chimenti con proprietà con la Roma, diciamo, il portiere giallorosso, 1,5 miliardi sborsato dal Lecce per garantirsi il suo apporto tra i pali. Intanto il rinvio di Orlandoni, sono quasi 13 minuti di gioco, sempre 1-1 al Via del Mare. Morabito che spedisce questo pallone in fallo laterale. Intanto per Franco Colomba, tecnico 44enne, alla sua 25esima panchina in Serie A. Costanzini, tallonato sempre da Savino, riesce a servire Martino. Buon lavoro di Martino, attaccato da Piangerelli. Cessa la regola del vantaggio. Costanzini, Poli, Pralia libero, riceve, si inserisce Morabito, ha capito tutto però Balleri. Non ci sono grandi idee sul fronte offensivo anche per il Lecce. Ruba questo pallone o Shadogan, e Juarez entra in scivolata e recupera, o meglio fa recuperare a Chimenti un pallone importante. Qualche problema per Juarez che è rimasto a terra. Bisogna mettere il pallone fuori, è rimasto a terra, continua. Eccolo qui, infatti, il pallone è girato verso Balleri, che lo manda in fallo laterale per consentire i soccorsi a Juarez, il difensore brasiliano, che in questo intervento su Shadogan probabilmente si procura qualche problema alla gamba destra. Lecce in 10 uomini per il momento e Baronio restituisce il pallone, lo stesso Cavasin che va a sincerarsi delle condizioni del suo difensore.
colpo al polpaccio per lui nell'azione, nel contrasto con Shadogan. Intanto Lucarelli prolunga la traiettoria del pallone, lo rinvia Cirillo. Lucarelli intendeva mettere in movimento Colonnello, troppo però accentrato il suo colpo di testa. Interviene Orlandoni. Le squadre stanno giocando in spazi molto brevi, quindi non è che possano esprimere né fluidità di manovra né pregevolezza di giocate nessuna delle due squadre. Adesso la partita rispetto alla prima fase è molto più combattuta, nel senso di maggiore equilibrio. La Regina riesce a salire qualche metro, a portare meglio avanti la palla rispetto al primo tempo, in cui è stata praticamente difficoltosa questa tipo di manovra. Calcio di punizione, un fallo subito da Conticchio, lo abbiamo appena rivisto, è stato Prali a fermarlo irregolarmente. Gioco ripreso, Piangerelli in mezzo, stacca Stovini, c'è la palla buona per Viali, anticipato. Il fallo laterale però è della Regina, proprio Viali l'ultimo a toccare. Intanto Juarez ha ripreso regolarmente il suo posto in campo. Movimento sulle panchine, sentiamo che cosa sta succedendo da Ugo Francicanava a bordo campo. C'è molto movimento, ma per adesso mi sembra, Ugo, che nessuno abbia tolto la tuta. Per il momento è così, ti confermo, nessuno ha svestito la tuta, potrebbe esserci per una breve qualche sostituzione. Vediamo intanto questo pallone perso da Baronio. Sesa prova ad andare via tra una selva di gambe, poi calcia abbastanza centrale la parata a terra di Orlandoni. Sesa ha spirito di iniziativa tale da renderlo intraprendente, però troppo spesso praticamente si approfitta di questa sua abilità anche nel dribbling, si va a chiudere da solo in Ginepraj, da dove non riesce più a uscire. Stavolta è riuscito a concludere. A me. Pallone in avanti per Lucarelli, ha sempre comunque tre uomini davanti, è difficile trovare questa Regina sguarnita in difesa. Recuperano velocemente i centrocampisti sulle fasce, i tre centrali sono sempre presenti e ci sono stati veramente pochi spazi a disposizione degli uomini di Cavasin per far breccia. Beh, quando si diceva la fatidica difesa a 3 che diventa 5, questo è normale, ma direi che Poli ha dato un grosso sostegno al reparto arretrato, mantenendosi praticamente davanti alla propria difesa. Baronio si è sganciato poco e, come dicevamo, i due esterni, Morabito e Martino, sono rimasti spesso ancorati nelle proprie posizioni al controllo di Colonnello e Balleri quando questi hanno tentato di trovare la profondità, cosa peraltro riuscita raramente. Reggi in possesso di palla, ma deve aspettare che tutta la squadra salga, chiaramente coprirsi bene, poi anche i suoi lati negativi per quanto riguarda il fronte offensivo. I palloni ricevuti da Possanzini e Reggi devono essere trattenuti, perché bisogna aspettare che il resto della squadra salga a proporsi. Intanto siamo al 18° minuto della ripresa, sempre 1-1. Manovra un po' più confusa rispetto al primo tempo. Il pallone ancora per Martino, attaccato da Piangerelli. Si libera del pallone a beneficio di Possanzini. Il passaggio di ritorno sul corridoio a destra, il cross di Martino, isolatissimo Reggi, anticipato da Chimenti. E si continua con questi lunghi lanci, Cirillo ad anticipare Sesa, riparte Stovini, colpo di testa Conticchio, palla per Lima che la gioca verso Balleri. Attenzione Lucarelli, arriva prima però Orlandoni. Ugo Francicanava a bordo campo. Sì, la Regina sta preparandosi a un probabile doppio cambio, hanno svestito la tuta Pirlo e Die, per cui potrebbe esserci un doppio cambio a breve. E allora staremo a vedere le decisioni di Colomba. Ricordiamo che Pirlo ha giocato l'intera partita di Coppa Italia contro il Piacenza, pareggiata 0-0 dalla Regina mercoledì scorso. Non ha convinto estremamente il tecnico la sua prova, adesso però c'è una chance per lui.
Die doveva addirittura essere in campo dall'inizio, poi gli è stato preferito Morabito che ha recuperato. Tanto Pralia si fa anticipare da Piangerelli, Shadogan, Cirillo, la lunga battuta di Cirillo, attenzione, si fa scavalcare Savino, palla per Postanzini, prova a far breccia in area, mette in mezzo, allontana Juarez che va ad anticipare Reggi, ancora Pralia, carica il destro dalla distanza, pallonetto che non sorprende nessuno. Sì, un po' presuntuoso come pallonetto, anche perché Chimenti non era neanche al limite dell'area della sua porta e la distanza era eccessiva e la traiettoria è stata troppo parabolica, doveva imprimere più forza a questo suo tentativo. È linea Franci Canava perché anche il Lecce si appresta a una sostituzione. Si sta per entrare sul campo Bonomi. Cavasina ha anticipato in pratica le mosse di Colomba, che si preparava a mettere in campo Pirlo, che sembra il primo dei due giocatori della Regina pronto ad entrare. Il rinvio lungo da parte di Chimenti, il colpo di testa su tutti, Di Poli, poi quello di Juarez, Lucarelli rincorre questo pallone con Ticchio, viene anticipato ancora da Pralia ed ecco il cambio. Esce Piangerelli ed entra Bonomi nelle file del Lecce. Questa è la prima sostituzione per quanto riguarda la ripresa. Dunque in campo con il numero 16 Piangerelli, Bonomi al posto del numero 4 Piangerelli. Giancarlo, cosa potrebbe cambiare adesso? Ma come posizione di partenza credo poca. Io spero che per il Lecce chiaramente che Lima trovi qualche cosa in più e che lo stesso Bonomi dia una maggiore freschezza a questo reparto che aveva fatto di meno rispetto alla prima fase. Claudio Bonomi, 29 anni, ha giocato 30 partite segnando un gol l'anno scorso nell'Empoli. E intanto ci sono le altre due sostituzioni, Ugo Franci Canava a bordo campo. Sta uscendo, è uscito già Baronio per Die, adesso sta per entrare Pirlo al posto di Reggi. E anche Colomba sta mischiando un po' le carte, no Giancarlo? Reggi credo che abbia meritato questa sostituzione perché ha fatto davvero poco, anche perché come dicevamo non ha assistito in una gara prettamente offensiva come lui gradisce, mentre l'altra sostituzione chiaramente è per dare ripeto anche qui molta più freschezza e competitività in un reparto che ha spesso subito. Attenzione al cross di Sesa, Shadogan riesce ad allontanare, poi Bonomi tocca questo pallone per Colonnello, Lima, salta Cirillo, ancora Bonomi, poi Martino che allontana, pallone per Viali, Cirillo lunghissimo dove non c'è nessuno, il campo dunque l'attesissimo Andrea Pirlo, reduce dal successo dell'Italia Under 21 sulla Bielorussia. Pirlo autore di due assist in quell'occasione, giocatore che l'anno scorso ha iniziato la stagione con l'Inter per passare poi alla Regina. In Serie A vanta 48 partite con 4 gol ed è appunto un giocatore l'ex laziale, l'ex giocatore del Brescia, che fa parte è un perno inamovibile della nazionale Under 21 di Tardelli. 4 stagioni per lui nel Brescia, poi l'Inter e la Regina. Dicendo che Pirlo può dare un pizzico di inventiva, tenere meglio palla nella
regina e creare qualche situazione. Oddio, attenzione a Sesa che approfitta di un'indecisione di Oshadokan, poi però sbaglia l'ultimo dribbling e dà la possibilità al difensore Amaranto di rinviare. Legge che resta comunque in possesso di palla. Ecco, devo dire che appunto Pirlo, la funzione con cui immagino Colomba lo abbia inserito sia questa, e nel contempo ha messo un giocatore più fresco rinunciando alla geometria di Baronio, proprio perché una dose di fantasia la può tenere con Pirlo, ovviamente, e metà campo uno che corre di più e perché più fresco. Tanto Stovini mette fuori su questo pallone indirizzato a Conticchio, c'è Balleri pronto alla rimessa in gioco, ci avviciniamo alla mezz'ora della ripresa, sempre 1-1. Ugo Francicanava. Doppio cambio deciso anche per il Lecce, entrano Marino e Biliotti, dovrebbero uscire Sesa e Lucarelli, ecco il cambio è stato chiamato proprio in questo momento, dunque Biliotti e Marino per Sesa e Lucarelli. E beh, qui c'è un cambiamento radicale del fronte offensivo, tanto rinviata per un attimo la doppia sostituzione. Coraggiosa mossa di Cavasin che toglie il tandem di attaccanti titolari per inserire due ragazzi sicuramente dotati dal punto di vista tecnico e dotati anche di grande entusiasmo, che potrebbe essere in questo momento l'arma in più del Lecce. Però seguiamo Sesa al calcio di punizione. Gran movimento in area, il calcio di punizione, la respinta di Pralia, poi Juarez, Bonomi ancora dentro, posizione irregolare da parte di Balleri e il gioco viene fermato per offside. Ed ecco Serena che concede le due sostituzioni al Lecce. Eccoli qui, Biliotti e Marino. Abbandona il campo come aveva appunto indicato Ugo Francicanava da bordo campo Sesa e dopo di lui anche Lucarelli. Entrano in campo due attaccanti che sono appunto con il numero 11 e il numero 18, Biliotti e Marino. E a questo punto forza fresca e soprattutto Cavasin punta sulla voglia di mettersi in mostra e di fare bene di questi due attaccanti che sono sempre partiti dalla panchina. Ma sì, in qualche modo si ripete la sostituzione da fatta dall'altra parte con Pirlo ai danni di Reggi. Qui Lucarelli ha fatto certamente qualche cosa di meglio rispetto a Sesa, che era arrivato comunque a concludere in maniera imprecisa un paio di situazioni. È questione di freschezza, questione di energie nuove nel tentativo di cambiare anche un atteggiamento che da parte della regina era di assuefazione e di praticamente di rispondenza esatta al controllo appunto di quelli sostituiti. Con questo è un tentativo che Cavasin intende fare. Tanto il fallo di Biliotti su Serge Die, giocatore della Costa d'Avorio, da 3 anni in forza alla regina. Vedremo adesso come si comporteranno i due nuovi entrati. Uno è Marino, Francesco Marino, acquistato 2 settimane fa dal Brescia con la formula del prestito con diritto di riscatto, 29 anni e tra l'altro originario di Melito di Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria, quindi gioca contro la squadra della sua città. 2 anni a Udine, 2 anni con la regina, poi 1 anno a Brescia. E adesso l'attaccante del Lecce che vuole mettersi in mostra con la Serie A. Vediamo intanto che Pirlo credo abbia subito un colpo, si riprende comunque immediatamente il gioco, butta in mezzo Viali, lascia correre Oshadokan, arriva Orlandoni, non ce la fa appunto Marino ad intervenire. Che hanno calcolato lunga la traiettoria di quel pallone proveniente dalle retrovie, in proposito Cavasin ha fatto proprio cenno di allungare la traiettoria alla difensore della sua squadra. Arriva invece dal Ravenna Emiliano
Bigliotti, ha fatto bene in Serie B. Intanto siamo giunti quasi alla mezz'ora di gioco, sempre 1-1. Grossi cambiamenti in campo, sono entrati Die e Pirlo. Dall'altra parte Bigliotti e Marino, al posto di Lucarelli e Sesa. Completamente rivoluzionato il fronte d'attacco del Lecce. Intanto c'è fallo su Bonomi, lo ha commesso Cirillo. Anche Bonomi è entrato pochi minuti fa al posto di Piangerelli. Qui rivediamo l'intervento Ugo Francicanava. Cavasin è estremamente agitato adesso, da quando ha operato le sostituzioni sta sospingendo con i gesti, con la voce, con le urla la squadra tutta in avanti, vuole vincere questa partita. E vediamo allora se servirà questo calcio di punizione. Sul pallone ci sono lo stesso Bonomi, che ha subito il fallo da Cirillo, e Balleri. Vedete Cirillo che se la prende con Bonomi, interviene Serena, si scaldano un po' gli animi in campo. Partita fino a questo momento sostanzialmente corretta. Ma sicuramente, la partita combattuta, la posta in palio è importante, due formazioni praticamente che, come dicevamo, hanno iniziato bene, stanno facendo bene globalmente, insomma stanno facendo la loro parte, che vogliono superarsi. È tutto qua, cioè, molta sportività tra l'altro. Bonomi e Balleri sul pallone, Serena però deve sistemare ancora la barriera dei calabresi. C'è anche Conticchio davanti a disturbare. Il tocco di Bonomi, poi gira questo pallone per il gol! Il gol di Bonomi al 31esimo minuto, Lecce in vantaggio, capolavoro balitico di Bonomi, entrato circa 10 minuti fa. Cambia la squadra, Cavasin, cambia il risultato, 2-1 per il Lecce che ribalta il risultato, grande gioia per Bonomi, e questo è un grande calcio di punizione, Giancarlo. Eh sì, si era dilungato Serena l'arbitro a raccomandarsi che la punizione era di seconda, così ha fatto Bonomi, ha toccato, ecco, in maniera, ecco, stiamo rivedendo il tutto in maniera ravvicinata, e poi con un sinistro perfetto. E intanto l'arbitro rimette nella posizione giusta la barriera, ma Bonomi ha fatto veramente un gran gol, un gran sinistro, preciso, perfetto. Eccolo qui, lo rivediamo con il pallone quasi sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare per Orlandoni, battuto per la seconda volta, 31esimo del primo tempo, il Lecce ribalta il risultato, 2-1 adesso per la squadra di Cavasin, la gioia di Claudio Bonomi, 29 anni, il suo passato nell'Empoli, dove ha giocato 30 partite segnando un gol lo scorso anno, se l'è assicurato il Lecce, nella sua carriera anche Napoli, Castel di Sangro e Torino. E adesso tutto da rifare, ci vorrà la fantasia di Pirlo, ammonito Martino intanto. E precedentemente per essersi tolto la maglietta anche Bonomi è stato... Ammonizione di rito. Sì, di rito. Queste non le condivido, l'entusiasmo non può essere frenato così. E dunque adesso servirà tutta la fantasia di Pirlo e l'impegno che non è mancato fino adesso di Possanzini. Eccolo qui che riceve in area e finisce a terra, protesta questa volta però Serena, non è assolutamente d'accordo e lo va anche a ammonire per simulazione o proteste. Adesso rivedremo quando la regia ci rimanderà il replay di questa azione. Eccolo qui, va a vuoto Sabino, ma non va a toccare assolutamente Possanzini, che poi si va a lamentare e viene anche ammonito dal signor Serena. Davide Possanzini oggi capitano per l'assenza dello squalificato Giacchetta nella regina. Indisponibili anche Cozzafoglio, Morabito recuperato, Cozzafoglio e Bernini. Per quanto riguarda il Lecce, ancora indisponibile Di Carlo e Pavone. E dunque 34 minuti di gioco qui al Via del Mare, e il Lecce conferma il suo grande stato di forma, soprattutto nelle partite interne. Dopo Milan e Juventus, risultato positivo fino a questo momento anche contro la regina, che
questo derby del sud, tutto sommato è una diretta concorrente nella corsa alla salvezza, risultato doppiamente importante. Eh beh, se così finisse il Lecce avrebbe il piacere di raggiungere a 8 la concorrente, la rivale diretta di oggi, a 8 punti di classifica, però insomma ci sono ancora alcuni minuti, vedremo se le sostituzioni di Colomba porteranno a qualcosa più di quanto in positivo abbiano fatto quelle di Cavasini. Intanto una conclusione ancora di Bonomi, che ha cercato di sorprendere con un pallonetto Orlandoni, finito abbondantemente a lato, è lo stesso Orlandoni che calcia lungo. Vedremo adesso come si concretizzerà in questi ultimi 12-13 minuti che restano da giocare la reazione della Regina. Entrambe le squadre venivano da una sconfitta, aveva perso 3-0 pesantemente a Bologna e Lecce, aveva perso 2-1, prima sconfitta stagionale per la Regina a Perugia, tra l'altro giocando neanche male. Sarebbe questa la seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Colomba, adesso cerca di amministrare il risultato Cavasin, la rimessa in gioco da parte di Balleri, il contrasto Polimarino. È quest'ultimo ad aver commesso fallo e Serge Die si affretta a rimettere il pallone in gioco, lascia l'incarico a Stovini, il difensore di Colomba, che è costretto a calciare lungo in direzione del solito Possanzini, anticipato di testa da Savino, si è incollato a lui per tutti i 90 minuti. La rimessa in gioco di Pirlo, per adesso non avuto la possibilità di rendersi pericoloso, il rinvio di Lima per Bonomi che non aggancia, allora Die, Juarez può controllare il pallone prima di scaraventarlo in direzione di Bibiotti, ma il gioco è già stato fermato perché ammonito Pirlo. C'è un intervento regolare di Pirlo che viene anche ammonito perché sul precedente intervento ha praticamente richiesto l'intervento del signor Serena, del direttore di gara, e poi quando questo non ha risposto alla chiamata di Pirlo, Pirlo stesso ha cercato di recuperare il pallone su Juarez, è stato ammonito. Quasi 37 minuti di gioco, Lecce 2, Regina 1. Importantissimo risultato per la squadra salentina, che sarebbe la sua una classifica invidiabile, almeno dalle dirette concorrenti. Colpo di tacco di Possanzini, respinto dal solito Savino, marcature praticamente a uomo adesso. Ecco Pirlo che riceve, su di lui Juarez, invitante pallone al centro sul quale però Pralia non può scattare, stesso impedimento per Possanzini, molto lontano. Per Andrea Pirlo, arrivato da poco alla Regina, deve naturalmente avere un po' di tempo a disposizione per trovare affiatamento con i compagni. Stacca Marino, più di lui però Shadogan, Poli, solito colonnello sulla sinistra, Bigliotti, retropassaggio per Lima che cambia gioco completamente, dove attende e riceve Balleri, è in fuorigioco, in posizione di offside lo stesso Bigliotti. Adesso è Cirillo che si affretta a rimettere in gioco. 7 minuti al 90esimo, più naturalmente il recupero. Morabito, Pirlo, Die, attende, riceve sulla destra Martino, chiama la palla Possanzini, Martino prova l'iniziativa personale, poi il rinvio di Colonnello, colpo di testa di Poli intercettato per un attimo da Conticchio, poi Pirlo prova a suggerire per Possanzini, l'anticipo di testa è di Viali che subisce anche un fallo secondo Serena. Rivediamo la trattenuta iniziale da parte di Viali, poi la spinta da parte di Possanzini. Non sembra troppo agitato Colomba. Il rinvio da parte di Chimenti.
colpo di testa di Oshadogan, quello di Conticchio. Migliotti va a disturbare Martino, che però mantiene il possesso della palla, se ne libera a beneficio di Possanzini. Ennesimo duello Possanzini-Savino, fallo commesso dall'Eccese, quindi un calcio di punizione per la Regina. Pirlo sul pallone mentre va dentro anche Cirillo, autore del gol con il quale la Regina in campionato ha battuto il Piacenza per 1-0. Lo va a marcare Savino. Ecco la traiettoria di Pirlo, esce Chimenti, branca il pallone con sicurezza l'ex portiere della Roma, disturbato da Cirillo nell'operazione di rimessa in gioco. E si accendono gli animi, arriva Cirillo, poi Viali che lo allontana. Vediamo se Ugo Francicanava riesce a vedere qualcosa di più in questo accenno di rissa. Sì, Ugo. C'è l'espulsione. Ho visto baluginare un cartellino rosso. Chimenti, ha espulso Chimenti. Ha espulso Chimenti. Hai visto qualcosa, Ugo? Se Chimenti ha colpito qualcuno, se c'è stato qualche. No, francamente devo dire che non ho visto una reazione particolarmente violenta. Sì, ha tirato il pallone, Ugo, però non ho. Sì, ha tirato la pallonata addosso all'avversario. Oh, una fattispecie Cirillo. Ecco, questo è bastato questo per. Sai, io non sono l'arbitro e grazie a Dio non faccio l'arbitro. Ecco qua, si sta riproponendo la Regina. Tre sostituzioni già fatte, eh? Attenzione perché adesso sì, ha tirato, ecco qui si rivede benissimo, il nostro regista ci ripropone il pallone scagliato con le mani da Chimenti. Vedete, qui c'è il disturbo da parte di Cirillo. Il gioco viene comunque fermato. Ecco poi da terra Chimenti tira il pallone in testa a Cirillo. Vede tutto Serena e provvede all'espulsione. Ed è Lima. Lima dovrà difendere la porta del Lecce per i prossimi 5 minuti, quelli che restano prima di giungere al 90esimo. Tre sostituzioni effettuate, quindi il brasiliano Lima in porta tra i pali. Sì, Ugo. È stato proprio Lima che ha chiesto di andare in porta, con ampi gesti ha richiamato l'attenzione di Cavasini, ha proprio chiesto lui, evidentemente è una cosa stabilita, ma è stato Lima subito a chiedere guanti per andare in porta. Sai, Ugo, da bambini si desidera sempre o fare i portieri o fare i gol, no? Quindi ci rimane nella testa questo sogno. Un po' più di 3 minuti da giocare, il Lecce lo farà in 10 uomini, ma c'è un cambio di portiere, un ennesimo cambio di portiere, vediamo che succede. No, lo aiuta soltanto a. Ti spiego io perché doveva rovesciare la maglietta, la maglia, certo. Non potendo indossare lo stesso numero, certo, di Chimenti. E allora resta tra i pali a sostituire l'espulso Chimenti il brasiliano Lima. Il brasiliano Lima che si appresta al suo primo rinvio da portiere, eccolo qua. Attenzione perché adesso la Regina dovrà cercare di arrivare in zona tiro per provare a sorprendere il fantasista del Lecce costretto tra i pali in questi ultimi minuti. Gara vincente in questo finale, 2-1 per il Lecce. Emozionanti minuti finali. Orlandoni rimette il pallone in gioco per Martino. Ripiega nella propria metà campo il Lecce, Martino su Possanzini, l'intervento di Bonomi, fallo laterale. Naturalmente si è centrato Balleri, è tornato a retrocesso Conticchio e stanno difendendo con grande sacrificio il risultato i giocatori del Lecce. Attenzione, calcio d'angolo per il Lecce, 2 minuti al 90esimo, 1 minuto e mezzo. Scusate, calcio d'angolo per la Regina. Tanto il gioco è ancora fermo, c'è Lima che sta parlando con l'arbitro Serena, si toglie ancora la maglietta di Chimenti, ricordiamo. Ma ne chiede un'altra o probabilmente viene autorizzato ad indossare dalla parte giusta? Perché si confondeva con in qualche modo con i giocatori della Regina, lui con la maglia all'interno grigia, con i bianchi, quindi ecco, forse questo è il motivo.
Il calcio d'angolo, il colpo di testa di Cirillo che può soltanto sfiorare il pallone. Poi Morabito attaccato da Viali che gli toglie il pallone. Quest'ultimo termina in fallo laterale. Rimessa in gioco già effettuata da Morabito. Die che scaraventa in mezzo. Attenzione a Shadogan. Rinvia lontanissimo Juarez. Ringraziamo Giancarlo De Sisti che appunto ci ha di nuovo illuminati su quanto accadeva per quanto riguarda la maglia indossata da Lima. Intanto Cirillo si è proprio da qualche minuto si è portato proprio all'attacco, nel tentativo, ecco, sta giocando con grande orgoglio. Non filtra il passaggio di Pirlo, allora Balleri prova a risalire in Lecce, attaccato da Die, ancora Balleri, alla fine perde il pallone, Shadogan, Morabito. È passato da 4 secondi il novantesimo, si gioca 9 minuti di recupero, Lecce in 10 va in vantaggio per 2-1, in porta c'è Lima. C'è fallo e c'è anche un cartellino giallo, il fallo su Pirlo e c'è l'ammonizione per Bonomi. Sì, rivediamo l'intervento di Bonomi da dietro su Pirlo. E quindi dovrebbe essere cacciato perché è stato già ammonito. L'ammonizione per Bonomi e giustamente appena Serena si accorge del doppio giallo e il Lecce finisce una partita peraltro non cattiva, non violenta e che ha portato a due sostituzioni. Lecce in 9, l'espulsione adesso di Bonomi dopo quella di Chimenti. Avanza Pirlo che mette in mezzo, Pralia sulla destra per Martino, il sinistro al centro di Martino, l'uscita molto bella, un po' di difficoltà per Lima che però riesce ad anticipare gli attaccanti. La rovesciata di Juarez, ma il pallone resta in possesso dei giocatori della Regina. Martino lo mette ancora in mezzo, allontana Savino. Attenzione al limite dell'area, ancora Die, il pallone sul sinistro e esce di un soffio mentre Lima lo seguiva con lo sguardo, si è anche tuffato il brasiliano che cerca anche il supporto dei tifosi. È un pallone molto insidioso, già battuto il corner, attenzione al cross, riesce ad allontanare Colonnello, pallone di nuovo messo in mezzo, c'è Pirlo, il colpo di testa al volo, la parata di Lima, il tiro di Die. Si distende Lima in porta, ecco perché ci voleva andare Giancarlo. Perché bravo, probabilmente al di là dei sogni, come dicevo da bambino, è molto reattivo, ecco, interpella l'arbitro quasi per dirgli è finita, ma 6 minuti ha dato. Già battuto il calcio d'angolo, Martino prova direttamente la conclusione, sfiora di testa, Cirillo che si dispera, pallone fuori di un soffio, eh sì, tanti minuti dati di recupero, addirittura 6, stiamo al terzo minuto, ha voglia ancora a giocare la grinta di Cavassini in panchina. E comunque qui rivediamo, la regia ci ripropone il sinistro al volo di Die e il tuffo, la parata da parte di Lima che sta sostituendo in maniera egregia l'espulso Chimenti. Poi sono situazioni fatte apposta per accendere i tifosi in una partita che il Lecce sta interpretando nella giusta maniera. Finisce a terra Pirlo, già battuto il calcio di punizione, attenzione in area Pralia, pallone in calcio d'angolo, giusta la decisione perché Colonnello è arrivato un attimo prima. Già battuto il corner, attenzione ancora Die, la palla sul sinistro, tenta un dribbling, l'intervento di Colonnello ha successo. Vi ricordo che il Lecce sta giocando in 9 contro 11 e in porta c'è Lima. Perché è stato espulso Chimenti, sale Pirlo, pallone dentro per Pralia, poi Martino in mezzo, ancora Cirillo, gioco fermo.
probabilmente il fallo è stato commesso da Oshadokan. Se ne vanno ancora i minuti di recupero, siamo al 49esimo, altri due minuti da giocare, e qui rivediamo quello che è successo, il contatto Juarez-Oshadokan. È lì che Serena ha interrotto il gioco, scampato pericolo. Intanto nell'altra partita stream di oggi pomeriggio il Venezia a sorpresa ha battuto l'Inter per 1-0. E questo è un risultato... Lazio dunque sola prima in classifica. Sì, ma è un risultato che nessuno si aspettava, obiettivamente, con l'Inter di questi tempi. Ma insomma, questo è il calcio, è il bello del calcio. Seguiamo, Giancarlo, queste palpitanti ultime battute del match. Pirlo attaccato da Conticchio. C'è soltanto fallo laterale. È un assedio nel tentativo di andare alla conclusione per sorprendere Lima, che è tra i pali. Poli dentro, rinvio da parte di Viali, anzi di Savino. E siamo a 50esimo passato, una quarantina di secondi. E poi il fischio finale. Poli, lunga battuta, accenna all'uscita Lima. Bravissimo, bravissimo. Un'uscita da portiere, vero? No, no, veramente bravo questo ragazzo. Direi che ha interpretato bene questa soluzione, probabilmente da lui suggerita. Ultimi assalti della regina, questo pallone calciato dentro, lungo, il colpo di testa di Juarez, arriva Poli, il suo cross per Possanzini che riesce a colpire di testa, ma è smorzata la sua conclusione dall'intervento di Savino. Tra le braccia di Lima, e arriva in questo momento il fischio finale del signor Serena. E vedete l'incredibile entusiasmo e i festeggiamenti dei compagni per Lima, che ha salvato il risultato almeno in due occasioni, dimostrando di, oltre ad essere un grande centrocampista dei piedi buoni, anche un ottimo portiere. Sì, direi di sì, certamente si è così galvanizzato dopo il primo discreto intervento, ha fatto delle buone cose, direi almeno una bella parata e una bella uscita, e non è poco per un Lecce che stava giocando in 9 e che stava subendo la normale pressione della regina. Puntuale, la nostra regia ci ripropone gli interventi spettacolari del portiere brasiliano, una grande parata, poi preciso nelle uscite, e adesso tra poco il nostro Ugo Francicanava, appostato nel tunnel degli spogliatoi, proverà a sentire qualche protagonista di questo match veramente incredibile. Ha chiuso in 9 uomini il Lecce questa partita, forse anche meritato sicuramente di vincerla. Una partita che non è stata cattiva, che però appunto ha contato due espulsioni, pesante quella del portiere, sostituito da Lima, veramente osannato dai tifosi e... con tutto il resto della squadra che si è andato a complimentare con il centrocampista. 3 punti importantissimi per questo Lecce, che prosegue la sua marcia trionfale in classifica. Partita in casa dove ha sempre segnato 2 reti.